Pensateci, basare il calendario editoriale di un blog partendo da una lista di keyword prese da tool, prese da una keyword research basata sul CPC, sulla competizione, è davvero la cosa migliore per il nostro blog? Beh, innanzitutto pensiamo alla natura del blog. Io vi dico, secondo me, se il blog è inteso come strumento SEO per posizionarsi, che non vuol dire nulla, oppure, per meglio dire, per generare conversioni, non è la cosa migliore da fare, perché è una forzatura. Noi dobbiamo parlare di quello che sappiamo essere qualcosa di cui possiamo parlare con cognizione di causa, su cui possiamo dare qualcosa in più. Le liste keyword servono sul cosa scrivere, inteso su come strutturare l'articolo, non sul cosa scrivere, inteso su di che argomento scrivo. Anche parlare di keyword adesso è sbagliato. Quando noi cerchiamo i topic, cerchiamo gli argomenti sui quali scrivere, dobbiamo cercarli dentro di noi e dobbiamo cercarli nelle necessità della nostra clientela, nelle necessità dei nostri utenti. Dobbiamo semplicemente scrivere quello che è utile, quello che pensiamo sia vicino alla conversione, quello che sappiamo scrivere. Le liste keyword mi interessano quando, per esempio, faccio un'analisi della query, quando devo andare a capire, come ho detto, cosa scrivere nel dato articolo, capire intorno a questo topic quali sono le ricerche, perché magari c'è qualcosa che mi sfugge. E poi spero di avere anche qualcosa in testa che non è venuto fuori lì, che non è venuto fuori in questa serie di keyword che ho trovato dal tool. Allontaniamoci dai tool, guardiamoci dentro. Se il cliente c'ha fretta, facciamoglielo capire. Ma farglielo noi a macchinetta così, no. Ci sono invece momenti in cui questa cosa si può fare. Per esempio, se facciamo un blog semplicemente per iniettare del significato nel blog, per aumentare la rilevanza della parola chiave principale del sito. Per esempio, se noi facciamo un sito sui gatti, molto probabilmente questo sito dovrà parlare di tutte le razze di gatti, per esempio, se vogliamo andare su per la parola secca gatto o gatti. E allora sì, dobbiamo fare delle ricerche più approfondite, ma questo perché vogliamo fare un lavoro sistematico per andare a acchiappare un'altra keyword. Ma questa è una cosa diversa. Invece in un blog aziendale che serve per generare traffico utile, traffico che converte, questa cosa secondo me non ha senso. Non ha senso perché non mette in risalto le nostre qualità e soprattutto non è la cosa più cost effective da fare. Sforzarsi di parlare di qualcosa che non si sa non è cost effective, non va bene. Dobbiamo usare al meglio le risorse che già abbiamo. Per questo vi dico, i topic cercateli dentro la vostra testa e nella testa dei vostri utenti. Poi certo che per andare a indagare su quello che gli utenti cercano si possono usare dei tool, certamente, però non vorrei più vedere i calendari editoriali basati su freddi dati che non rappresentano la realtà, rappresenta la realtà filtrata da una macchina, filtrata da un algoritmo, è una cosa diversa. Poi sì, un'altra eccezione può essere anche un blog AdSense based dove ci sono degli scrittori, oppure dove possiamo cercare qualcuno che scriva per noi un articolo su un topic, un esperto di cui noi non siamo esperti, e allora sì, ci può stare di fare i conti perché voglio capire cosa scrivere per massimizzare i profitti a discapito delle spese, per esempio. Ma nell'80% dei casi, quando si parla di blog aziendali, lasciate perdere la keyword research secca per fare un calendario editoriale. Anzi, in alcuni casi, se il cliente non ha tempo, andrò controcorrente, lasciate perdere il calendario editoriale. Cercate di stare molto alti sulla qualità, cercate di favorire quella a scapito di qualsiasi altra cosa.
direi che per oggi è tutto. Pensateci. Ciao.